día, Fautis. Yo voy a hablar más de elecciones, más sin hacer un referimiento concreto a partidos políticos o candidatos o situaciones particulares. Un poco en general, yo voy a decir que yo voy a aconsejar vos siempre de votar pro el candidato o el partido político que plus es próximo a vostre ideas. Questo può sembrare una cosa molto ovvia, ma de facto ha le conseguenze quando persone crede che non è conveniente votare per un certo candidato che per esempio ha quasi nulle possibilità di successo. Il ha un sistema elettorale nel quale un voto dato a un candidato che non viene eleggito è un voto totalmente perdito. Ma io anche in questo caso credo che sia una buona cosa votare per questo candidato. E la motivazione è che sì, non va a perdere questa elezione e questo voto è quasi guastate per queste elezioni, ma io va a servire per le elezioni venienti, non spera, perché quando le politico si analizza i risultati elettorali, il le può vedere come non si votava, e se il vede che una certa idea che si va proponita per un candidato non molto popolare ha attingito un certo successo, allora l'evenienza tornata, l'evenienza elezione, il può essere che il o cambia idea o forse prende questa idea che non svotava, o forse può avere che plure persone stimolate a votare per questi candidati marginali. Inoltre, questo anche può avere un effetto positivo sulle medie di informazione, perché quando un vede che questi candidati riceveva un poco di voti, il può essere che le medie di informazione va a dedicare un poco più di spazio, e se le medie di informazione le dedica un poco più di spazio, allora è possibile che la forza politica va a aumentare ancora. Per esempio, se non si considera il caso delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, quando il ha sempre il ha plure candidati, ma de facto il ha solamente due candidati possibili, moltissime persone votano semplicemente il candidato minus peggior. Forse anche le detesta, ma considera che il è comunque un po' miglior dell'altro. E quando persona fa questo razionamento, Michel va a cambiare, se no sempre continua a votare le candidato minus peggior, non va a avere una politica migliore. Michel va a cambiare in questa maniera. Perdere un'elezione è una cosa non molto grave, visto che veni il 50% del vices, e allora non guasta il voto. È possibile che se non vota pro candidati plus minus popolare, ma con idee plus prossime a nostre idee, non dà forza a nostre idee, se il è possibile che in futuro qualcuno cosa va a migliorarsi. Io dicevo questo singolo riferimento a situazioni reali. Io non è al corrente di nuovo che ha elezioni di
elezioni politiche in un paese, allora io spero che io non va essere accusato di sostenere il o le altre partito. Voi deve sempre votare con vostre teste e in mia opinione sì, fare molte calcoli. Questo è tutto, buon dia a tutti.